a tutti, io sono Otti di Pure Fibre Italiane. In questo video andremo a vedere se conviene o no shoppare il pass battaglia capitolo 2, stagione 2. Ora, la cosa importante è chiaramente shoppare il concorso di supporto a un creatore OTPFI, altrimenti non si dirà via il cappello fuori l'uccello. Ma detto ciò, stoppate subito il video e fatemi sapere intanto voi cosa ne pensate di questo pass e lasciate assolutamente un mi piace, in modo che YouTube spari il video e mi aiuterete davvero tanto se lo fate adesso a inizio video e non alla fine, perché secondo il nuovo algoritmo di YouTube funziona così. Quindi subito un mi piace e andiamo subito al video. Io l'avevo detto in live che ci sarebbe stata la skin della bananita con lo smoking, l'avevo detto o no? L'avevo detto, no? Sì, l'avevo proprio detto. Allora, partiamo dalla prima skin intanto, che è Maya. E la cosa bella di Maya è che ha 3,8 possibili milioni possibili combinazioni di stili, perché in pratica si può modificare un po' come si vuole in modo da avere le cose più fighe. E qua partiamo bene, questa season parte bene. Oltre a tutto il background, infatti se voi vedete tutte queste macchine, tutta questa roba è veramente fantastica, mi ricorda anche un po' Fast and Furious, è veramente veramente fighissima. Partiamo dunque con una buona skin, così con anche l'agente bananita, che appunto ha lo smoking ed è proprio un agente fighissimo, ci sta una vita. Mi piace soprattutto la sua aria seria. Poi abbiamo chiamami, che ci sta. Vediamo questa schermata di caricamento, mi piace tantissimo anche questa schermata di caricamento. Andiamo quella dopo, ossia la valigetta con... no, questa non mi piace più di tanto, cioè proprio questo stile di valigetta con le manette, no. Questo zaino, le banane dentro lo zaino tipo come se fossero delle armi, ci può stare, mi piace veramente veramente tanto. Vabbè, andiamo avanti. Non mi piace, non, cioè dai, cos'è? Non mi piace. Cos'è questo? È tipo una collaborazione col papà di Gesù, Giuseppe il falegname. Va bene, andiamo avanti, che sarà meglio. Questa è fighissima. Agenti Ego e agenti delle ombre, non so come si chiamano. Ma questi mi sa si chiamano Spettri e Ego, e questi si chiamano Ombre. Non lo so, andremo a vedere. Poi abbiamo lo zainetto di Geppetto il falegname, papà di Gesù. Ho capito. Questo spray è fighissimo. Questo deltaplano è fighissimo, pieno di soldi. No, gran bottino mi piace tantissimo. Gran bottino mi piace proprio tanto. Anche questo ci sta una vita. Anche questo ci sta proprio una vita, soprattutto per la nave. La nave penso che sia il nuovo posto sulla mappa e penso che andrò subito alla nave. Questa qua non è, vediamo, c'è delle ombre, che è mille volte meglio, e degli spettri. Infatti avevo ragione, spettri e ombre. Ci sta, dai. Non mi piace troppissimo. No, questa no. Via. Bussa via. Cos'è sto zaino? Sciallo. È uno zaino sciallo. Questo l'ho già visto, è fantastico, che tu ti ci metti sopra e lo cavalchi, fighissimo. Anche questa è fantastica come schermata di caricamento. Vediamo qua, tutto rosso in stile Borderlands. Sì ma no, non lo so, cioè ne abbiamo già viste tante di skin rosse. Questo non capisco che cosa c'entra con tutto il pass, cioè secondo me non c'entra nulla. Forse è per la collab con Deadpool, ma ora, cioè boh, così a caso mi sembra sia fuori luogo. Poi abbiamo questa scia qua che sono... no, non mi piace, che schifo è. Vediamo questo, ah ma ho capito, è quella dei fumetti, è lei dei fumetti, ho capito allora. È lo stile dei fumetti proprio. E qua abbiamo Bananita Spettri, quindi questa è tipo la versione di Bananita con lo smoking, versione Spettri. Poi vediamo un attimo Kaboom, lo zainetto di lei col fumetto. Non lo so, adesso vediamo. Qua abbiamo la canzone de coso. Vediamo questo. Ma basta, oh, ogni pass danno sempre un balletto tipo che assomiglia al breakdance barra ste robe qua. No, non mi piace. Oh, lei... no, i capelli corti, no. I capelli corti, no. I capelli, no. Beh, comunque né ombra è mille volte meglio di spettri. Che schifo è spettri? Quale ombra, che figata. Andiamo avanti. Ma è bellissimo questo. Ma è bellissimo. Questo fa schifo invece. Cioè, no, ci sta, dai, ci sta. Carino. Bananascia. Qua no, non mi piace. Cosa sarebbe questo?
Spasso felino. No, bellissimo questo. Bellissimo anche questo. Le robe del gatto mi piacciono. Penso di aver trovato il mio nuovo balletto preferito. E penso sia anche ad attraversamento. Ho trovato il mio nuovo balletto preferito. Fermi tutti. È bellissimo. Anche questa ci sta una vita. Graffio solido. Ci sta, dai. Sì, sì, ci sta. Questo è il, chiaramente, la lisca di pesce, no? Per il gatto. Scale pesce. No, però ci sta un... Cioè, mi piace questo deltaplano, è proprio carino. Invece qua abbiamo le scie... Come si chiama? Alfabeticamente. No, non mi piace comunque. Questa mi sembra fantastica. È fantastica questa. È fantastica, è fantastica. Vediamo, zampe e artigli. No. Forse questa è la prima volta in cui sia spettri che ombre mi piacciono, ma chiaramente ombre mi piace sempre di più. Cioè, ombre mi piace sicuramente sempre di più. Ma ci sta una vita questa skin. Non mi piace più di tanto questo. Spia contro banana, neanche questa mi piace più di tanto. E neanche questo. Che cos'è? Ma che cosa mi rappresenta? Che carino! Ma cos'è un cavallo? Un animale tipo cavallo? Ma no, ma è zaino avventura di Zelda questo col Game Boy, la spada. No, questo dovrebbe essere... Non lo so. No, sono il clacson del camion. Le spade d'avventura. Ah, è lei l'avventura, ok. Ma basta con sti cuori, ma cos'hanno? Non è che solo siamo a febbraio, tutte robe coi cuori. Questo deltaplano ci voleva. E finalmente agente bananita ombre. Eccolo qua. Lui sì che comanda. Lui sì che comanda. No, orripilante. Sky. Sky. Spettri, orripilante. Ombre, orripilante. Ok, questa è la skin che non userò mai nella vita. No! Ma che figata è! Ma è fantastico! Ci sta una vita. Soldi! Lancia di moneta. Sì, ma non ho capito se quello fosse testa o croce. Ma vabbè. Ma che cos'è questo? Ah, no, ok, è il deltaplano di bombardiere banana, infatti, mi immaginavo. Questi cos'è? Tipo infiocchettato, altre robe con la neve, ma ne abbiamo troppi ormai, troppi! Piccone specializzato, non capisco che cosa ci sia di specializzato in questo piccone. Anche questa è fantastica, mi piacciono certe grafiche. Re dorato, questa è della skin finale del passo, ho capito io. Zaino pugnale dorato, anche questa è della skin finale. Memoria di Mida, questo è fantastico, finalmente una d'oro che ci sta. Ma poi perché qua non è nero? Perché è marrone. Breakdance. Non è breakdance, ma... Eccolo qua, Mida. Tocco d'oro, trasformi armi e veicoli in oro per la durata della partita. Cosa? So già che vedremo tantissime cose in giro per la mappa completamente dorate. Ma è fantastico. Vediamo ombre, vediamo spettri. Ma sapete che mi piace di più di base? Così sembra la statua di Cristiano Ronaldo. Così sembra la statua di Cristiano Ronaldo vestita di bianco. No, no, secondo me questo è il migliore. Cioè, versione dorato, così ci sta una vita. Ma vediamo il video. Benvenuto nell'agenzia. Ci sei stato fortemente consigliato. Questa Chiaro? È la tua base. Acquista il pass battaglia per reclutare questa squadra di agenti. Miauscolo. Uno scherzo a cui i graffi non fanno un baffo. Mosso speciale mostra il Mida. Una mente geniale con il tocco d'oro. Maya. Una specialista di vita che potrai trasformare in qualcosa di unico. E molto altro. Questo è il tracker che mostra i nemici sulla squadra. Nel corso della stagione completerai missioni per ottenere varianti bonus dei tuoi agenti pass battaglia, spettri o ombre. Scegli con attenzione. Inoltre partirai per operazioni a tempo limitato che cambieranno il destino dell'isola per sempre. Il tuo futuro inizia con l'acquisto del pass battaglia. Otterrai la tua squadra di agenti, 1500 V-Buck e oggetti nuovissimi. Il futuro è nelle tue mani. Sappiamo che prenderai le decisioni migliori.
Buona fortuna. No, ma tutto è strafigo, cioè la musica. Ma ci sta tutto in sta season, raga. Valutazione finale 10. Per quanto riguarda le skin e tutte le cose, io darei un bel 10.